Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi parleremo di un concetto fondamentale dell'intelligenza artificiale e della robotica, gli agenti. Che cosa sono gli agenti? Gli agenti sono delle entità che interagiscono con l'ambiente circostante attraverso dei sensori oppure degli attuatori. Immaginatevi come se un robot o un software potesse, insomma, interagire con l'ambiente circostante e prendere decisioni tramite queste percezioni ottenute. Oggi tratteremo i seguenti argomenti. Magari metto un'immagine qua, così potete vedere effettivamente gli argomenti svolti in questo video. Un agente può essere qualsiasi cosa, sia fisica che virtuale, che ha dei sensori, insomma, per interagire con l'ambiente circostante e degli attuatori per agire su di esso. Facciamo esempio come noi esseri umani. Noi esseri umani abbiamo a nostra disposizione delle orecchie, degli occhi, insomma, come sensori per percepire l'ambiente circostante, mentre abbiamo delle mani, dei piedi come attuatori, su di esso. Se dovessimo invece prendere come esempio un agente robotico, quindi un robot, possiamo dire che un robot ha a sua disposizione delle telecamere, dei sensori ad infrarossi che sono identificati come dei sensori, mentre magari dei motori che gli permette, insomma, di camminare o fare determinate cose, e quelle sono chiamate attuatori. Anche un software all'interno del nostro computer può essere considerato come un agente, perché esso permette, insomma, di ricevere file, pacchetti di rete e via dicendo, e inoltre può agire di conseguenza con l'invio di altri file oppure di pa altri pacchetti di rete e interagire con l'ambiente. Un aspetto chiave di un agente è ciò che percepisce, e noi lo chiamiamo in questo caso percept. Il percorso percettivo di un agente rappresenta, insomma, uno storico generale di tutto ciò che ha percepito in quel momento, e in generale l'azione di un agente in un dato momento può dipendere dalle conoscenze ottenute fino in quel momento, ma non potrà mai dipendere da ciò che non ancora ha percepito. Per descrivere il comportamento di un agente andremo ad utilizzare una funzione. Questa funzione si chiama funzione dell'agente, che va principalmente a mappare una sequenza percettiva a un'azione. Come verrà rappresentata questa funzione? Verrà rappresentata principalmente in una tabella, che ovviamente sarebbe veramente, veramente molto grande se non andassimo a limitare il limite di percezioni che possiamo ottenere per l'agente. In pratica, questa tabella è una caratterizzazione esterna dell'agente, mentre internamente ha un programma che esegue su un sistema fisico. Per rendere, insomma, quest'idea un po' più concreta, possiamo andare a fare l'esempio, del nostro mondo reale tramite l'aspirapolvere. Immaginatevi un agente robotico, di un aspirapolvere, insomma, che si trova in un mondo pieno di quadrati, e ogni quadrato può essere rappresentato come sporco o non sporco. Il ruolo del robot principalmente sarà quello di percepire se nel quadrato in cui si trova è sporco oppure no. Basandosi su queste percezioni, l'agente robotico potrà capire se spostarsi a sinistra, a destra, aspirare lo sporco oppure non fare niente. Tramite questo esempio si possono ottenere, insomma, una sequenza di tabelle che possono rappresentare ciò che questo robot ha potuto fare o non fare. Ditemelo nei commenti se vi interesserebbe un video a riguardo. In sintesi, gli agenti non sono nient'altro che delle entità che interagiscono con l'ambiente circostante tramite dei sensori e degli attuatori. Questo concetto è fondamentale per l'intelligenza artificiale e della robotica. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto per capire un po' in linea generale di cosa sono gli agenti e come funzionano. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like qua in basso, di iscrivervi al mio canale, che da ora in poi andrò a fare magari un corso di intelligenza artificiale, spiegando un po' in linea generale su come funziona tutto ciò. Grazie per aver guardato e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!